sono Jo, benvenuti sul canale. Buon anno a tutti. Oggi primo unboxing del 2022, ovviamente cancelleria. Chi mi seguiva già quest'estate avrà visto il video estivo con l'unboxing del Back to School. Anche stavolta Stationery Pal, questo sito che ha tantissime cose di cancelleria. È veramente fantastico, mi piacciono tutte e è sempre molto difficile scegliere cosa prendere. Ho anche un codice sconto che è valido sempre, JoJo. E niente, quindi iniziamo e scopriamo la cancelleria che è arrivata stavolta. Tadan! La prima cosa in realtà è questo nuovo bullet journal, che è quello che userò per quest'anno 2022. Magari l'avete già visto nel video precedente, ovvero i bullet journal setup. La colorazione è iceberg e le pagine sono numerate, sono super super lisce e il colore della copertina è fantastico. Mi piace come bullet journal, lo consiglio veramente. E niente, infatti ho già iniziato a fare qualche pagina e per qualche spunto potete vedere i vari video che ho creato su bullet journal che sono sul canale. Un'altra cosa che ho già fatto vedere nel video precedente è questa brush pen marrone della Pentel. Super bella, e ho anche quella blu e azzurra. Il tratto è abbastanza fine e come tipo di lettering mi piace tantissimo perché esce super elegante. Ah! Ogni volta sempre una grande emozione, anche perché saranno un po' di cose e ogni volta mettono un sacco di profumo ed è super super buono. Diciamo che c'è una atmosfera molto carina. E poi tutti i vari coriandolini. Guardate l'adesivo per chiudere, super super carino. Non ho neanche voglia di aprirlo per non rovinarlo. Oddio, che carino! E la thank you card. Più la paglietta rosa. Come sempre, momento ASMR. Come sempre ci sono un sacco di sorpresine all'interno, in più oltre alle cose richieste. Anche questa. E adesso andiamo a scoprire veramente. Wow! Anche qui orsetto. No, non voglio mai romperla. Calendario 2022. Wow! È il calendario del 2022. Ci sono tutti i vari mesi. Che carino! Che carino! Anche questo è un omaggio. Super carino. Poi abbiamo questi post-it con la luna. Super carini. Poi con questi colori pastello. Il viola e le varie nuvole. Carine. Questo che carino, è super super bello. È un mini raccoglitore con gli anelli oro rosa. Finalmente potrò provarlo. E... che bello! Questi sono dei divisori da mettere all'interno. Sono mini, che carini, e quindi qua si può inserire la copertina. Che carino! Sarà molto bello pensare a come usarlo, anche se in realtà avevo un'idea. Siccome le pagine sono molto piccole, penso di scriverci qualcosa di essenziale e veramente poco. Ad esempio una frase o delle parole per ogni giornata. Non so quante pagine siano, ma... potrei fare una sorta di il mio anno in
poche parole essenziali, ogni pagina sarà una giornata e per 365 giorni dovrei scrivere un pensierino, una frase. Poi questi adorabili. Allora, questi super utili per il bullet journal, praticamente sembrano delle pennellate di acquerelli e dovrebbero essere adesive, credo, e possiamo usarle per il bullet journal per decorare. Più o meno la stessa cosa a questi. Sono degli sticker di questi colori super pastellosi e ci sono scritti anche i nomi. Anche questi super carini, solo che sono di questa forma arrotondata, quindi le mettiamo sul bullet journal oppure su un libro per segnare le pagine. Infatti qua ci sono le foto e degli esempi. Questo cartoncino, sempre per il bullet journal quando vogliamo fare qualcosa di vintage. Poi mi è arrivata questa card che è per il compleanno, infatti c'è Happy Birthday, super bella, così dietro, da usare per un compleanno. Hanno un sacco di idee carine per i biglietti, quindi ecco un esempio. Poi questo super set, super super bello, colore super vintage, carino, neutro, ecco. E qua c'è anche il righello, super carino perché ci sono sia questi piccoli post-it, sia questi segnapagine, e sono due quadretti, due invece semplici. Quindi anche qui studiare, piccoli appunti, oppure anche piccole flashcards su cui scrivere formule, cose così. Un block notice così, con questi anelli. La cosa fantastica è che le pagine sono a puntini, quindi una specie di bullet journal formato piccolo con gli anelli. Poi questa fantastica lista, uno strumento super carino che si chiama Daily Schedule. Praticamente ci sono le ore della giornata, data e ora. Qui c'è la lista di cose da fare, ci sono già i cerchietti poi da spuntare, e qua memo per alcuni appunti o note. È super carino perché per chi non ha un bullet journal oppure per chi non ha voglia di fare su planner, c'è già questa lista pronta, scriviamo le cose, l'ora, e è super pronta, super veloce per programmarsi le cose da fare quando si ha poco tempo. In più sarà carina anche da tenersi davanti, così abbiamo gli obiettivi lì davanti e li possiamo vedere durante la giornata e vedere cosa ci manca da fare. Oh, alcune cosine da provare! Una nuova cosa della Pentel, e sono sempre super excited per la Pentel perché è una certezza. Questo è un Pentel Fit Line, quindi mai visto in vita mia. Allora, da questa parte c'è questa punta che è abbastanza particolare, così, una punta abbastanza sottile, sì, tipo pennarellino, e dovrebbe essere di questo super colore. Tra poco preparerò il foglio e andremo a provarlo. E poi una nuova brush pen, super particolare anche questa, non le ho mai avute, ed è una Artline Stix, eccola qua. Poi un Uniposca giallo, perché è sempre utile, visto che è indelebile. Un washi tape! Ogni volta non posso non prendere almeno un washi tape da questo sito, perché c'è un'ampia selezione. Questo è uno solo, non un set, ma è veramente speciale, perché è nero con tutte le stelline argentate. Poi, sempre in tema post-it e carte, abbiamo questi post-it che sono a puntini, quindi ritorniamo sempre su bullet journal, stile che mi piace tanto. Invece che i righi quadretti, questi qui hanno i puntini. Non ho idea di cosa sia questa cosa. Ah, ok, qua c'è il buchetto, quindi sicuramente è una sorta di piattaforma, stand, dove inserire qualcosa da tenersi davanti. Yeah, una nuova penna a gel, ovviamente.
Questa è la mia primissima Zebra Sarasa clip. Se avete guardato quel video di luglio, avrete visto questa penna. Mi era arrivata infatti questa penna della Pentel, super super carina, e in questi mesi non la volevo usare per non sprecarla, ma mi sono arrivate le ricariche. Eccole qui, tan tan tan. Finalmente queste, così almeno posso usarla senza paura, perché ho anche queste due. Come sempre ci sono un po' di spille in regalo e questa volta ho trovato il diamantino. Poi abbiamo questa clip, che può essere utile anche nel caso del bullet journal per far star giù le pagine. E poi, ma quasi finito, un altro piccolo omaggino super cute, ovvero questa cuffietta. Ed ecco qua le ultimissime cose. Hanno questa selezione di buste super carine, sempre per gli auguri, e le ho prese marroni, cioè ruvide al tatto, super eleganti, e poi queste grigie. Ok, ecco le ultime cose della box. Forse però questo leggio potrebbe essere collegato al calendario, che adesso non vedo più, perché si inserisce qui, così possiamo vederlo. Ora ho capito. Dopo la prova di questi tre prodotti, il video finisce qui. Spero vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!